Adesso ci godiamo il professor Galasso con tutti questi spunti. Io non dico nulla, professore. L'ascolto solo, prego. Io invece dico a lei subito e a tutti i presenti di essere molto indulgenti con me, perché il direttore sarà la centesima, anzi più di 100 volte, che sono incaricato di concludere, di fare le conclusioni di un convegno, di un seminario, di una riunione scientifica. Io, caro direttore, certamente per la debolezza delle mie facoltà mentali, non ho ancora capito che cosa significa concludere un convegno. Però non dispero di apprenderlo negli altri numerosi anni. Sono convinto. Della seconda parte della mia vita, diciamo così. E tanto per dire subito, io credo che ci sia stato un forte difetto della discussione di questa mattina, e cioè che noi abbiamo parlato qui tutti di classe dirigente come se la classe dirigente fosse un frutto sospeso ad un albero che si possa staccare dall'albero e studiare come frutto. La classe dirigente non è un frutto staccabile dall'area in cui nasce, si sviluppa ed esercita la sua attività. Esaminare il problema della classe dirigente indipendentemente dal problema della società in cui la classe dirigente non a caso sorge, che la classe dirigente nasca tedesca in Germania e nasca cinese in Cina, non è un fatto casuale, ovviamente. Ecco, questo ci deve indurre a una prima riflessione. E una seconda riflessione, però questo secondo motivo è emerso in qualcuno degli interventi, che parlare di classe dirigente al singolare significa precludersi una più profonda intelligenza di ciò. In generale, quando noi diciamo classe dirigente, pensiamo alla classe politico-amministrativa. In realtà classi dirigenti ci sono in tutti i settori della società e in tutta la società considerata in generale, per cui c'è da ristabilire il... E come si forma la classe dirigente? Io addirittura ho sempre in mente, da quando la lessi per la prima volta ed avevo preso la metà degli anni di Elena Alessiato, ho sempre in mente, non mi è mai più passata di mente, una frase di Guido D'Urso che si attaglia con franze, sembra scritta apposta per questo convegno. La formazione o la nascita, questo non lo ricordo bene, tutti i gesti lo ricordano, la nascita di una classe dirigente è un mistero. Che cosa voleva dire D'Urso dicendo che la nascita della classe? D'Urso era un razionalista, era un erede dell'illuminismo meridionale, e quindi non voleva alludere a niente di misterioso nel senso mistico, nel senso magari anche torbido del termine. Voleva dire un'altra cosa: la classe dirigente si forma nello sviluppo della società e secondo le tendenze e le capacità, le possibilità di quella società. Se chi fa parte della classe dirigente italiana va a fare l'analoga funzione, mettiamo politico-amministrativa, in Canada oppure in Australia
oppure nell'Uganda, non si troverà bene, non si troverà bene. La formazione della classe dirigente è un mistero, significa che noi la creiamo noi nella storia giorno per giorno. No, non perché la storia ci dica che cosa dobbiamo fare. La storia, questa poveretta, non ce lo sa dire, però siamo intelligenti, non ce lo può nemmeno dire, perché il presente e il futuro lo facciamo noi, la storia è del passato. La storia ci dice a quale punto ci troviamo, ci narra delle esperienze degli uomini del passato e noi poi facciamo a modo nostro, inventiamo noi il nostro presente, inventando il presente ovviamente inventiamo anche il futuro. Questa è la questione, io la racconto sempre, probabilmente alcuni di voi l'hanno già sentita da me, chiedo scusa se la ripeto, la questione dei genitori e dei figli. Qual è il mestiere dei genitori? Mettiti la maglia di lana se non ti prendi il raffreddore. Non frequentare il direttore Bardano perché vai a finire a cattive strade. Non mettere al bambino il dito nella presa di corrente perché ti bruci. E i figli che fa? Frequentano l'irresistibile direttore Bardano, mettono il dito nella corrente, si tolgono pure le maglie leggere che avevano invece di mettersi le pesanti, e i genitori che fanno? Te l'avevo detto io, qui ci sono numerosi genitori, io sfido, se ce n'è uno solo, che non abbia pronunciato in vita sua la frase al proprio figlio o alla propria figlia, te l'avevo detto io. E tuttavia la ragione non è dei genitori, la ragione dei figli. Perché quello che i genitori pretendono di dare come patrimonio costituito è invece ciò che i figli si debbono costruire da sé. Poi magari da genitori faranno lo stesso, ma in realtà nessuna generazione di genitori fa esattamente come ha fatto la precedente generazione di genitori, e nessuna generazione di figli fa esattamente la stessa cosa della precedente generazione di figli. Allora, dove voglio arrivare? La formazione della classe dirigente. Diciamo subito che non esiste una scuola di classe dirigente o di classi dirigenti. Esistono numerose scuole di istruzione giuridica, politica, storica del settore, e numerose scuole di materie tecniche, e tutto è utile alla formazione della classe dirigente. E in generale più si ha un bagaglio informativo e di istruzione, più è supponibile che si faccia qualcosa di più e qualcosa di meglio. Però poi il fare qualcosa di più o qualcosa di meglio dipende dai valori e dalle idee. Anche la più attrezzata classe tecnica, anche la più attrezzata tecnocrazia non potrebbe risolvere i problemi di una società se non avesse in testa dei valori, delle idee, delle mete, degli scopi a cui indirizzare la sua attività e la sua responsabilità, anche l'esercizio della sua responsabilità. Allora che cosa mi consente di interromperla e di usare una provocazione, ma genitori e figli ci sono ancora? E qui non sto facendo un riferimento alle polemiche di questi giorni sull'unione civile, ma piuttosto per esempio a quella eclissi del padre di cui parla la psicanalisi contemporanea, penso ai libri ricalcati eccetera, no? E che rimanda a una crisi, anche a un'eclissi della sovranità. È possibile ancora ragionare di questo prescindendo dal fatto che il padre
c'è o non c'è come noi l'abbiamo concepito storicamente quando questi ragionamenti facevamo? Chi avesse preteso che il padre restasse sempre lo stesso attraverso i secoli avrebbe preteso una cosa impossibile. Io sono stato un padre molto diverso da mio padre e mio padre ha avuto un padre molto diverso da lui. L'eclisse della figura del padre, la psicanalisi, sono rispettosissimo e ritengo di capire e apprendere sempre qualcosa, ma le funzioni sociali sono sempre esercitate, cambia la forma in cui le funzioni sociali possono essere esercitate. E semmai dobbiamo fare uno sforzo noi di capire che se veramente scompare la figura del padre, dobbiamo capire che cosa si sta sostituendo, e questo lo dobbiamo capire noi. Non ce lo può dire, anche perché sarebbe una cosa nuova, non ce lo può dire nessuno. Adesso vorrei tornare veramente alla conclusione che volevo dire. Da quello che ho detto potrebbe sembrare che io voglia dire lasciamo stare, smettiamo di dire come formare la classe dirigente. C'è il modo della storia, c'è la società che produce le classi dirigenti a sé conformi, questo non ce lo dimentichiamo mai. E come si fa? Tanto è vero che quando cambiano i valori e le idee, cambiano anche le classi dirigenti. E altrimenti non cambiano. In Italia, direttore, noi abbiamo avuto così dagli ultimi decenni del 400, i primi decenni del 500, fino alla seconda metà dell'800 e in molte parti del paese fino alla metà del 900 una oligarchia cittadina nelle varie città che ha tenuto in mano sostanzialmente il grosso della proprietà, il grosso. Nel nostro stesso mezzogiorno noi abbiamo avuto una feudalità che è molto cambiata dal 500 al 700, ma i nomi delle grandi famiglie meridionali del 500 sono ancora i nomi delle grandi famiglie meridionali a metà dell'800. E se invece cambia la società, cambiano subito anche le classi dirigenti. E lì si possono avere delle sorprese e degli inconvenienti, anche grossi. Quando, ecco, faccio un altro esempio storico, se consente. Quando ci fu la crisi dell'Ancien Régime, caddero le antiche monarchie, è stato ricordato Luigi XIV stamattina per i cavalli, molto pertinentemente, quando cadde quel mondo, cadde anche tutta la dirigenza della vecchia società e ne nacque una nuova che in gran parte assorbì poi anche elementi della vecchia. E uscirono in mezzo comandanti militari geniali che erano mozzi di stallo, che erano modesti figli di contadini o di artigiani. Uscirono competenti di diritto, che erano gente che stava ai primi inizi degli studi, la giovinezza di quella classe dirigente che esce dalla rivoluzione francese, è sconcertante. Avevano tutti, quando erano anziani, avevano 30 o 35 anni, cioè potevano essere quasi miei nipoti, diciamo così. E questo è accaduto, ecco un altro esempio, esatto. Quando nel 1918-19 cadde in Germania la monarchia, l'impero, e si formò la Repubblica Tedesca, il primo cancelliere della Repubblica Tedesca fu una interessante figura di socialdemocratico tedesco, Ebert, che era un mozzo di stato, quello a parlare. Uno dei migliori presidenti della Repubblica, ma perché? Perché era un genio, perché aveva delle qualità, ma perché aveva in testa un'altra idea di società, e questa idea di società
era largamente condivisa quando lui fece quello che fece, e altrimenti non l'avrebbe potuto. Quindi la società cambia perché sono le classi dirigenti a cambiarla, o suscitandosi o vincendo e cambiando. Oggi in Europa le classi dirigenti europee si stanno suicidando, secondo lei, e la società quindi cambia, distanziandosi da esse, oppure sono attori di un cambiamento, forse anche nell'inconsapevolezza? Io ripeto che non riesco a separare la classe, le classi dirigenti dalla società. Se cambia la società, cambiano anche le classi dirigenti, e vincono le classi dirigenti che capiscono il senso del cambiamento e sanno operare in direzione del cambiamento in maniera storicamente positiva, promuovendo una vita più ampia, libera e importante. Io non mi scandalizzo che da 20 o 25 anni in Italia in questa materia si ha l'impressione di procedere a tempo, diciamo così, di navigare a vista, ma forse navigare è già un verbo eccessivo. Non mi scandalizzo, perché so che quando... Che cos'è accaduto? Che è caduta la vecchia classe dirigente, non se ne è formata una nuova, l'ipotesi era che ci fosse subito pronto un'altra classe per sostituire quella, non è nata una nuova. Ma anche la nostra società è incerta, ma che cosa esprime? Quali domande formula la nostra società? Adesso le domande soprattutto si rivolgono al campo economico: è più bravo chi abbassa le tasse? Se lei abbassa le tasse è bravissimo, se io le alzo sono cattivissimo. Se io do 300 giorni di ferie all'anno sono un genio, mentre se lei dice che bisogna lavorare è un uomo feroce. La crisi delle classi dirigenti italiane è la crisi della società italiana, che infatti si agita in diverse direzioni e non riesce a trovare né una diritta da se stessa, né riesce a trovare interpreti del suo movimento che la sappiano prendere in mano e guidare, perché le classi dirigenti debbono guidare. E lei ha ragione, ci vuole un momento. Lei ha detto della sovranità, perché è un uomo più serio di me, io che sono più leggero, mi accontento di dire una grande capacità di guida, di indirizzo, di orientamento. Chi chiama a certe cose ha subito seguaci dietro di sé. E se è di grande... Noi abbiamo assistito a innumerevoli processi di questo tipo, sia in negativo che in positivo. Ho citato prima la Germania, quella stessa Germania che mandò Ebert a fare il Presidente della Repubblica nel 1919, mandò Hitler a fare il cancelliere, era così forte che non volle nemmeno diventare Presidente della Repubblica. Non se ne parlò più della Presidente, il cancelliere esercitò i poteri del Presidente della Repubblica e si trovò la Germania dietro. L'imbarazzo germanico per questo passato che non passa, per fortuna è passato, ma insomma chiamiamolo ancora così, è dovuto proprio a questo, che la Germania seguì, e se la Germania non avesse seguito come ha seguito Hitler, diversamente sarebbero andate, o no? Volenterosi carnefici di Hitler, volenterosi carnefici di Hitler, questo libro che racconta i 2 milioni di tedeschi che leggono l'antisemitismo già nel 35. Questo è un problema permanente anche presso di noi, in altre forme per altre. Ecco, allora io vorrei concludere che il problema va seguito su 2 versanti: su quello della società e tutto quello che facciamo. E lei, per esempio, come direttore di giornale, fa eccellentemente di cercare di dare idee, sollecitazioni e sviluppi alla società, e in ogni altra sede
nella scuola si può fare in modo, tutto quello che si fa per far muovere la società, e soprattutto perché la società prenda coscienza di se stessa. Non si può protestare contro il clientelismo, contro di questo e contro di quello. È facilissimo, che ci vuole a mettere sul banco degli imputati coloro che vengono accusati di questo, e poi però farsi raccomandare, eccetera, eccetera. Non voglio seguire il settore del mutamento della società, e insieme il richiamo alle classi dirigenti a svolgere il loro ruolo in pieno, fino in fondo, con la maggiore capacità di guida o di sovranità, come lei vuole dire. Ma è notato che i ragazzi hanno applaudito quando lei ha sostituito la parola sovranità con la parola capacità di guida, sicuramente perché apprezzavano la sua sintesi, ma anche perché la parola sovranità fra le nuove generazioni è una parola brutta. Questo però non agli occhi miei, io non la difendo, perché io in questo caso, per carità, non la difendo perché sia una parola brutta, è una parola importante, solamente. Però in questo caso conto più la guida che la sovranità. Se lei deve chiamare la gente dietro di sé, lo può fare in due modi: o dando grandi botte in testa alla gente e se la porta dietro, ed è una. Oppure parla alla gente e la indirizza in un certo senso, mentre intendo per guida, e questo è quello che soprattutto può fare di meglio chi si propone un compito pubblico: fare da guida, e fare da guida anzitutto col proprio esempio personale. Questo è elementare, come dice, elementare questo, ecco, dice Sherlock Holmes. È elementare, però forse è una di quelle cose che più frequentemente ci dimentichiamo. Quindi non bisogna né semplificare né banalizzare il problema delle classi dirigenti. Poi nel Mezzogiorno è un problema vecchissimo. Già nel 500 si trova, nel 700 genovesi diceva: ma qua ci stanno un sacco di avvocati, noi abbiamo bisogno di una serie di agricoltori, di liberi agricoltori, possidenti di imprenditori che vivifichino le nostre campagne. Ma che andata, noi abbiamo una classe di metafisici, di filosofi, eccetera, lasciate questi libri polverosi e studiate i trattati di agronomia, che sarebbe e passata competenza, e anche privatamente ha fatto il collega Renzo, no? Tutto questo è remoto di Mezzogiorno, mica si comincia con Magari, si può cominciare con Salvemo, il quale pure lui se la prendeva con la piccola borghesia professionistica che andava a caccia delle prede insediandosi nelle amministrazioni comunali. Avrebbe potuto vivere nelle amministrazioni, e lei ha subito rilevato l'importanza del fatto che ci ha dato Giulio De Capravis, quel 16% del Mezzogiorno, e dice, ma è il 9,6% del Mezzogiorno. Ecco, questo è quel pochissimo, ma io vi chiedo scusa perché, come vi ho detto, non ho ancora capito che cosa bisogna fare per concludere degnamente una riunione interessante. Grazie.